Un posto al sole, trame al 9, 12, vuole eliminare Balsano, Franco va alla polizia. Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che negli episodi fino al 9 dicembre, Nico sarà un passo dal compiere la sua vendetta ai danni di Lello Balsano. Mentre Antonello invierà un messaggio anonimo a Gaia, chiedendole di affrontare una nuova pericolosa sfida della Web Challenge. A quel punto, Franco, insieme ai suoi familiari, andrà alla polizia a denunciare l'accaduto. Le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 5 al 9 dicembre, saranno decisive per Nico. A tal proposito, le anticipazioni degli episodi della soap Partenopea rivelano che Poggi sarà sempre più intenzionato ad assecondare Manlio Piccardi nell'attuare il piano di vendetta contro Lello Balsano. Jimmy, nel frattempo, si accorgerà della forte tensione vissuta da suo padre e correrà a confidarsi con Manuela. Per trovare i soldi necessari, l'avvocato si affretterà a vendere la sua automobile. Ma qualcuno, vicino a lui, potrebbe intervenire, prima che sia troppo tardi. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, forniscono buone notizie, perché lo spirito natalizio potrebbe aiutare Nico a ritrovare i valori di un tempo e a cambiare idea, decidendo di non vendicarsi del boss. Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse fino al 9 dicembre, verranno trattate le vicende di Bianca e dei suoi compagni di classe. A tal proposito, la figlia di Franco continuerà ad avvicinarsi ad Antonello e, proprio quando i due bambini si faranno una dichiarazione d'amore e staranno per baciarsi, Gaia telefonerà alla nipote di Renato, definendo sfigato il suo amico. Purtroppo, Schisa sentirà le parole della ragazzina e andrà su tutte le furie e deciderà di tornare a casa, piantando in asso Bianca. A quel punto, una volta tornato a casa, Antonello inserirà un'altra SIM nel suo telefono e manderà un messaggio a Gaia, lanciando una nuova pericolosa sfida. Pertanto, nei prossimi episodi della soap Partenopea, si scoprirà che l'organizzatore della competizione è Antonello. A quel punto, la cugina di Jimmy si confiderà con Franco e Angela e la famiglia Boschi inizierà a capire come muoversi. Pertanto, i coniugi Boschi rivivranno un dramma del passato e che credevano archiviato per sempre. A quel punto, i genitori di Bianca arriveranno alla conclusione di dover mettere fine alla pericolosa Web Challenge. Franco, quindi, in accordo con sua moglie e sua figlia, denuncerà alla polizia quanto accaduto. Al momento, però, non è chiaro se le forze dell'ordine scopriranno che, dietro i messaggi anonimi, si celerà Antonello e non è chiaro come potrebbe reagire Bianca, venendo a sapere che l'organizzatore della pericolosa competizione è il suo compagno di classe. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei.